Buongiorno, benvenuti nella Carto Chat di Cartomanti Europei. Sono Erika e sono qui per dedicarvi questa ora di diretta completamente gratuita per le vostre domande. Vi ricordo il numero è 0773 49 35 26, le linee sono sempre libere anche quando mi troverete in consulto con i clienti. Buongiorno, sono Erika, con chi ho piacere di parlare? Buongiorno Erika, sono Francesca. Piacere, ciao Francesca, benvenuta in linea. Dimmi pure. Grazie. Allora, io volevo sapere se mi contatterà Domenico. Ok, allora Francesca, ti chiedo i tuoi dati e quelli di Domenico. Sì, la mia 8482. Perfetto. Lui 25 marzo 85. Va bene. Allora, facciamo una domanda. Interroghiamo le carte dunque sulla comunicazione di Domenico nei tuoi confronti. Sì. Ok. Francesca, quando sei pronta, mi dai lo stop alle carte. Stop. Alto. Basso centro. Alto. Ok. Allora, le carte mi si aprono dandomi una motivazione rispetto a una sua assenza. C'è la carta del bagatto rovesciata, che è mancanza di iniziativa. Come una mancanza di volontà, dunque, una mancanza di sforzo nei tuoi confronti. Trascuratezza, occasioni perdute, è ancora di più il significato dell'apertura, dunque, nel presente. Lui non si qualifica come una persona, non che non abbia interesse, ma che manca di sforzo nei tuoi confronti. Tradotto significa che sta aspettando una comunicazione da parte tua. Per andare al dunque, io in questo caso posso dirti francamente che lui è anche preoccupato nella speranza che tu possa porre in essere una comunicazione, certamente capisce anche che deve regolarizzare quelli che sono i suoi difetti, perché la stesura in sé narra di una persona che deve farsi perdonare non poche realtà. Comunicazione c'è, ma in questo caso però le carte mi danno un'attesa. Un'attesa che... È lunga questa attesa, Erika. Perdonami? È lunga questa attesa. Guarda, allora, stando alle prime tre carte posso darti una tempistica certamente molto rallentata, che va al di là di questo mese, per quanto riguarda Quindi, il suo movimento, sì. Ci vuole più che altro ottobre, settembre-ottobre? Guarda, la specifica del mese, allora, per quanto riguarda la tempistica è sempre preferibile avere un consulto privatamente perché bisogna andare nel dettaglio. In questo caso, facendo tu una domanda così diretta, le carte ti rispondono, ti dicono è una sua premura quella di farsi sentire, però nel momento attuale sta aspettando che tu possa aiutarlo. Quindi vuoi dirmi che anche mi pensa? Certamente il discorso di una persona che si vede in errore, che ha dei rimpianti, chiaramente sei una delle priorità dei suoi pensieri. Ho capito. Va bene, Erika, io spero di chiamarti il più presto possibile, così approfondiamo un po' la situazione. Perfetto, Francesca. Penso io che ti tu ringrazio. Sappia già il numero che... Buona giornata. Grazie mille, allora. Francesca. Ciao, buona giornata. Grazie, a te. Grazie, ciao, ciao. Ringraziamo Francesca per averci chiamato, ricordiamo che le linee sono sempre libere, 0773 49 35 26. Buongiorno, sono Erika, con chi ho il piacere di parlare? Buongiorno, sono Antonella, buon inizio di settimana. Ciao. A tutti voi. Ciao cara, benvenuta. Allora, dimmi anche pure. Te, cara. Allora, io sono dell'Acquario, sì. Ho 47 anni, mi chiamo Antonella, e lui è Antonino, Bilancia, 41 anni. Perfetto. Mi vedi un po' la situazione, che è stata molto altenante ultimamente, sembra che si era ripreso. Ma adesso... Allora, Antonella, quindi chiedi... Allora, il è dovuto a una ex amica mia che sì. Si chiama Domenica dello Scorpione, a 45 anni. Allora, penso aspetta, che... stiamo parlando di un terzo incomodo, un'ex amica tua che in pratica ha cercato di portarlo via da te. Ok. Allora... Sono le intenzioni di lui di ritornare non più nel modo altenante... Cosa hai in mente di fare?
Allora, Antonella, facciamo una domanda diretta, tesoro, perché in questo caso nella Fammela, diretta tu hai capito facciamo la situazione. sì, la situazione è infarinato molto bene quello che è un discorso tuo con Antonino e questa persona. Vuoi sapere se da parte di Antonino, oltre ad esserci un interesse, c'è cioè anche un movimento nei tuoi confronti? O vuoi fare una domanda sulla tua ex amica? No. No, 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 Ok. la Va prossima bene. volta la facciamo. Va benissimo. Allora, Antonella, ti chiedo Perché di. una ripresa da parte di lui. Va benissimo. Ti chiedo di concentrarti su Antonino. Mi dai lo stop quando sei pronta. Stop. Da permettere che lui c'è una compagna in casa, comunque ci vive. Io sono Sì, no, la seconda. già nella descrizione tu hai ben, insomma, descritto un po' di caos. Vediamo nelle carte. Basso. Alto, basso, centro. In basso. Io ho una storia da 2 anni e mezzo con lui. C'è la distanza geografica da permettere. Allora, le carte mi descrivono nell'apertura uno stato d'animo molto basso, afflitto, infelice e preoccupato. La carta in questione è il 9 di spade. Di situazioni ne avete avute tante, nel senso che avete anche affrontato delle difficoltà enormi, come tu mi stai anche dicendo, non è che siete l'uno vicino all'altro nella possibilità di potervi organizzare per uscite, anche un semplice caffè. No, Allora, perché lui ha chiesto un trasferimento e questo trasferimento ancora non viene guarda tesoro, fatto. io ho un concetto molto forte di sensazione di disagio nei confronti di questa lontananza che c'è tra di voi. Due carte di spade me lo dicono. E chiaramente anche il suo movimento che è descritto più che altro in un concetto di voler fare, ok? Lui è intenzionato a creare delle situazioni vantaggiose per tutti e due, come nel movimento che è descritto dalla carta del carro. In questo caso, la carta del carro descrive vivamente quello che è un successo rispetto a quello che entrambi volete e desiderate, lo stare insieme. Quindi, per quanto riguarda le intromissioni, ci sono state, però vengono a essere rimosse nel tempo, soprattutto per volontà di Antonino. Quando vuoi, Va bene. Antonella, perché comunque il discorso è molto ampio, Dunque, potremmo. Erika, Dimmi. da quello che sto capendo io, dalla risposta che mi hai dato, c'è l'intenzione di lui con me di costruire qualcosa come si parlava in passato, Sì, cioè il movimento proprio definitivo. stiamo parlando di una persona che effettivamente si muove per sentimenti, non semplicemente perché magari il lavoro gli è conveniente in quella circostanza. Sono tante le motivazioni che lo spingono verso di te. Quando vuoi, Antonella, potremmo comunque delucidare maggiormente quello che è una situazione, perché io lo Poi con vedo. calma. Sì, come no? Con calma, mi chiami I in sentimenti ci privato. sono di questa persona comunque nei miei riguardi. Allora, non ho capito, mi stai chiedendo se questo Antonino è innamorato? È proprio alla base della stesura, il concetto di innamoramento. Per quanto riguarda la domanda che tu hai fatto, è estremamente positiva perché c'è un avvicinamento. Ok? Ci sentiamo in privato quando vuoi. Va Sai il bene, ti numero, è lo ringrazio, stesso sei che hai fatto stata molto adesso, con l'unica gentile. differenza del 5 finale, 5-3 tesoro. Sì, io ti ringrazio infinitamente, eh? Buona su 5. Ti giornata. ringrazio, buona giornata Ciao, anche a te, cara. buon lavoro. Ciao, grazie. Ciao. Vi ricordo che il numero per chiamare me e i miei colleghi è lo 0773 49 35 25. Buongiorno, sono Erika, con chi ho il piacere di parlare? Sì, ciao, buongiorno, io sono Silvia. Ciao Silvia, benvenuta in linea. In cosa Grazie mille. posso esserti d'aiuto, cara? Volevo chiederti per il lavoro e niente, in questo periodo sono ferma, volevo un po' capire se verrà fuori qualcosa, spero a breve. Ok, allora ti chiedo i tuoi dati. Se avessi proprio la possibilità di avere la data di nascita sarebbe preferibile, oppure età e segno, come vuoi tu. Sì, io sono nata il 2 febbraio del 78. Ok, una domanda sul lavoro, la situazione è ferma, vediamo le carte cosa ci dicono per il prossimo futuro. Mi dai lo stop alle carte quando sei pronta, Silvia? Stop. Alto, basso, centro. In alto. Ok. Allora, volontà già descritte dalla regina di bastoni indicano delle qualità che in questo caso
non è una sviolinata, ma semplicemente proprio un valore aggiunto che le carte ti riconoscono. Mi rendo conto però che nel presente c'è la figura dell'appeso, dunque oltre che l'attesa, è come se tu stessi rinunciando a qualcosa delle porte chiuse, nel senso che aver dato tu il massimo in un contesto e aver poi stretto poco, per una questione che esatto. Poi è un'ingiustizia, semplicemente. Esatto. Guarda, un valore che le carte ti riconoscono è proprio la tua determinazione, ma ancor di più il fatto dei progetti e la riuscita per la quale oggi tu non hai la speranza perché, ti ripeto, le carte vanno ad analizzare molto a livello inconscio quello che è un tuo stato d'animo. Quindi permettimi di dire che tu hai qualità, ma in questo momento ti sei molto fatta condizionare dall'ultima esperienza. Per quanto accadrà, perché comunque il risultato è anche dettatomi dalla carta dei re di denari, con una persona, un uomo, una figura maschile, in questo caso il seme di denari ha anche particolarmente insomma a che fare con l'ambiente lavorativo, c'è una comunicazione che permetterà a te di fare questo salto da un periodo completamente nero e vederti, sì, con un risultato alle mani. Soprattutto tenendo conto della fine di questa stesura che risponde al tuo quesito. Praticamente la carta dell'otto di denari in questo caso enuncia quello che è una faccenda economica, quindi un ottimo futuro rispetto al lavoro e una possibilità descritta da 5 di coppe che è anche in un ambiente che per te è favorevole. Comunicazione non entro un mese, è successiva al mese di agosto, ma ti garantiscono le carte che in quest'anno avrai proprio la possibilità di recuperare quell'equilibrio che sia un po'... ti trovi un po' nel caos in questo momento. Certamente non voluto da te questo. Ok, sei stata chiarissima. Quindi, insomma, settembre-ottobre qualcosina dovrebbe... qualcosa di... più di qualcosa. Concreto dovrebbe arrivare. Sì. Ok. Grazie mille. Io ringrazio te. Gentile. Ciao, cara. Buona giornata. Ciao. Salutiamo la nostra amica. Intanto vi ricordo che in questo momento ci sono tutti i miei colleghi all'opera. Nell'eventualità... Buongiorno, sono Erika, con chi ho il piacere di parlare? Buona giornata Erika, sono Antonella. Ciao Antonella, benvenuta. Dimmi grazie, pure. Grazie mille. Erika, gentilmente potrei sapere le intenzioni di un uomo nei miei riguardi, se è realmente interessato a me a fare nascere una storia tra di noi? Ok, posso chiederti i dati di lui? Sì, lui si chiama Alessandro, nato il 28 dicembre, 28-12-80. Okay. Io Antonella, nata il 30 di agosto 74. Ok, allora una domanda schietta, perché in realtà tu chiedi alle carte se da parte di Alessandro c'è un interesse che va a che fare con l'aspetto emotivo, quindi sentimentale. Sentimentale, cioè se lui prova anche lui, diciamo tra parentesi, innamorato di me, ma per fare nascere poi qualche cosa di serio tra di noi, perché Erika, tra di noi ci sono stati anche tira e molla, avanti e indietro, lui non è mai, diciamo così, non si fa mai capire le sue intenzioni, ecco, è una sfinge, non lo so come spiegarmi. Ok, cioè l'interesse lo noti ma in maniera indiretta, come se fossero delle comunicazioni un po' ambigue. Facciamo questa domanda in modo tale da avere tu un quadro un po' più chiaro della, sì, della sua persona. Lo visualizzi Alessandro? Sì. Ok, io mescolo per bene le carte, tu quando sei concentrata mi dai lo stop. Stop. Alto, basso, centro. Alto. Beh, lui in questo caso... A parte il fatto che la carta del 4 di coppe già mi narra di quello che è un amore corrisposto, quindi stiamo parlando di una persona che mette davanti i sentimenti, però poi c'è una restrizione, nel senso che si vede come impedito da che cosa? Da un non considerarsi all'altezza della situazione con te. Diciamo problemi inutili, stando a quello che è noto, perché effettivamente non stiamo parlando di un soggetto che non vuole, ma che non fa. Ecco, questo non fa. Chiaramente... Sì, sì. È un grande muro da scavalcare. Considera una cosa, tu fai una domanda, le carte ti rispondono rispetto a quello che tu hai chiesto, la stabilità nel futuro. Ecco, le carte mi riconoscono ovviamente nel periodo presente un'altalenanza di gesti, ma di gesti presenti. Nel corso di un periodo certamente non breve, io lo vedo imperatore, di fianco a questa carta ci sei tu, la sua regina di coppe. Dunque, la coronazione dell'amore esiste ed è molto sottolineato in questa stesura.
L'unica differenza, cioè differenza, l'unico disagio è effettivamente nel tempo, ok? Quindi tu sai già adesso con chi hai a che fare. Caratterialmente è una persona che si dà continuamente la zappa sui piedi, nel senso che fa, però poi nello stesso momento in cui fa magari è titubante, dubita del fatto che lui sia stato coerente. È tutto un problema a livello individuale suo, dove tu in realtà c'entri poco, ok? Sono dei tuoi dilemmi. Volendolo affrontare il discorso insieme, certamente avremmo da dire tantissimo rispetto alla sua personalità. Quindi Erika, tu mi dici che cioè, nasce qualcosa tra di noi, però nel tempo? Sì, stiamo parlando di un tempo non breve, non stiamo parlando di secoli ovviamente, ma non parliamo di decadi, non è una decada, non sono due, non sono neanche quattro. Quindi riflettendo su quello che noto, stiamo parlando di un'attesa che però ti fa vedere, ecco, c'è un'evoluzione lenta da parte sua. Molto. E più o meno tu in quanto la preventivi? Il tempo mi stai chiedendo, tesoro? Sì. Allora, sottolineiamo il fatto che c'è un'attesa. È un'attesa che è lunga più di un mese, ok? Abbiamo superato le quattro decadi. È necessario in questo caso che tu viva questi eventi che lui comunque, anche se leggeri, è partecipe, esiste. Non è una persona che tu devi andare a tirare a te. Magari ci sentiamo in privato per una questione che in questo spazio abbiamo la possibilità di fare una domanda diretta e poi andiamo a spaziare e ti do poco, ok, di quello che effettivamente a te necessiti. La realizzazione della coppia è proprio nella fine di questa stesura, quindi nel vostro futuro c'è la stabilità e soprattutto lui che si dedica a te in maniera differente. Ah, più diciamo da innamorato alla fine. Certamente. Sì. Va bene, però Erika, questo fatto di attendere a me mi sta logorando, ti prego sinceramente. Tante volte penso anche di chiudere questa cosa e guardare oltre. Guarda, se volessi, se tu non hai ancora usufruito del consulto gratuito, noi ci possiamo sentire in privato, perché qui da Cartomante Europei il primo consulto è sempre gratuito. Basta fare lo 0773 49 35 25 e noi ci possiamo sentire, ok? Grazie. Io ringrazio tanto te. Grazie, buona giornata. Ciao cara. Vi ricordo che c'è un'applicazione proprio dedicata al nostro spazio, si chiama Angeli Tarocchi e vi permette di tenere proprio stretto contatto con noi, perché vedreste chi è online, chi non è online, chi è al lavoro, chi... e anche usufruire della possibilità di notare quello che l'applicazione ovviamente offre. Buongiorno, sono Erika, con chi ho il piacere di parlare? Ciao Erika, sono Elisabetta dalla Puglia. Ciao Elisabetta, benvenuta in linea, cara. Dimmi pure. Sono emozionata. Tesoro, anche io, siamo in due. Io tremo, non si vedono le gambe, forse si vedono le braccia, però sì. Dimmi, dai, non ti preoccupare. Pure tu. No, perché oltretutto che ho quasi, come si dice, emozione per la risposta che mi darai. Ok. Pazienza, è quello che hai scelto. Ascolta, io ho 51 anni, sono dell'acquario. Sì, allora, 51 acquario, sì. Voglio sapere di Matteo 35, Ariete. Ok. Guarda, allora, gli ho detto che mi deve dare una risposta, gli ho messo un termine per una settimana, anche se non so neanche se ha accettato l'idea della settimana. Insomma, ti accetterà di... Allora, Elisabetta, hai chiesto a Matteo di stare insieme una settimana, questo mi stai dicendo? No, non una settimana. Allora, gli ho detto, entro una settimana mi deve dire se noi, da 4 anni, insomma, che ci frequentiamo così... Ok, perdonami. Ma da quando è nato, diciamo, che lo conosco, da quando è nato. Mi sono stancata insomma di aspettare, e ho detto guarda, entro una settimana mi devi dire se ci sposeremo o meno. Oh, ok, quindi è una richiesta abbastanza importante, diciamo. E questa richiesta perché? È avvenuta quando? Perché tu mi dai anche... Guarda, ieri. Io ho detto da ieri entro una settimana dal giorno 6 mi devi dare una risposta, poi Allora facciamo questa domanda, vediamo se effettivamente Matteo sarà in grado di darti una risposta, perché poi tu dici sono anni che sto attendendo che lui prenda una posizione. Ok,
In riferimento a quello che tu chiedi a lui, vediamo anche la tempestività di Matteo, se ci sarà o meno. E poi non è, io ho detto, guarda, tu mi devi dare una risposta se ci sposiamo, che poi, dato che è un po' particolare, insomma, non gli piacciono le imposizioni, ho detto, guarda, scegli tu pure la data, Ok, fai tu, ma va basta bene, facciamo che mi questa dici sì domanda, o no. tesoro, ok? In modo tale che tu, Sì. insomma, vada a capire quali sono le sue intenzioni. E no, io ho detto pure se no, no, ma basta Va che poi bene, resigniamo lo questo chiediamo pure. alle carte, tesoro, dammi lo stop quando hai ben inquadrato la figura di Matteo e ovviamente anche il contesto, ok? Vostro. Quando sei pronta, mi dai lo stop. Stop, stop. Sì, alto, basso, centro. Entra. Perché Parte centrale. io ho detto, guarda, se no, no, perché è un po' pure altalenante, ti dico questo così ti avanzo il lavoro, le risposte insomma che darai. Perché un po' sì, un po' no, ho detto, mo basta. Allora, ascoltami. La risposta delle carte è estremamente positiva perché ovviamente io ho un quadro già molto delineato. Certamente si va per gradi. La situazione Certo. attuale è quella dove tu lo hai messo nella condizione di riflettere. La carta iniziale, infatti, è una carta di spade che non induce a me dire è ben felice di questa restrizione di temporale. Però c'è l'imperatore e l'imperatore garantisce un'azione matura al cospetto di che cosa? È la sfera sentimentale, cioè un 9 di coppe che mi garantisce che per lui tu sei non importante ma essenziale. Andiamo a notare quello che è la realizzazione nella carta della temperanza di una riuscita, di un'armonia tra di voi. Quindi il Ah, suo sai, fine. Dimmi. Erika. Scusami, ma mi dici la verità se dici che sono essenziale per lui, no? Dice la verità se. Sì, io sto No, no, dicendo. è tu mi dici Certamente, la non. verità, dice. Guarda, non ho nessuna intenzione di mentirti, io parlo di quel che vedo e se presti No, attenzione anche perché al mi... video, le carte le vedi anche da te. Quindi non Sì, mi ho. piace quello che hai detto, che non sono solo importante, ma essenziale. Mamma mia, stiamo parlando di, a parte le difficoltà che vengono a essere superate da lui, in che senso? In questo frangente lui si sente in pena per quello che non ha dato prima. Questo fiato sul collo, perché comunque tu hai ristretto il campo, è visivo, nel senso che è una settimana di tempo. Bene, la temperanza ti risponde positivamente a quello che desiderate entrambi, la vostra riuscita in termini di famiglia. Ok, quindi il matrimonio inteso come la prossima settimana, le carte te lo escludono, ma come indice di riuscita Certo. le carte te lo garantiscono. Io, E quindi tesoro, dimmi. perdonami, in questo spazio si lascia comunque entrare molte chiamate per dare la possibilità a tutti di fare una domanda. In questo caso, se tu volessi approfondire il discorso con lui, io guarda, ti aspetto in privato perché comunque la vostra storia è una storia d'amore particolare. E l'eventualità che tu non avessi usufruito del consulto gratuito, qui è sempre gratis il primo, Io ok? ti ringrazio che sei brava. Perché è particolare la nostra storia? Te lo dico in privato, nell'eventualità tu volessi, è perché è bella, è una storia d'amore dove effettivamente c'è una differenza anche di età, se andiamo a vedere bene, ok? È un discorso Sì, molto è vero. ampio. Però non posso farlo, ma non è una questione, non è cattiveria, ma è perché non posso esprimermi molto, ok? No, 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 io ti Io. lascio. Senti, quindi mi dirà di sì. La risposta tua è Sì. sì adesso. Buona giornata, tesoro. Ti ringrazio, ci sentiamo presto. Va bene, ciao Ciao, Erika, cara, ciao. ciao. Salutiamo la nostra amica Elisabetta e vi ringrazio intanto per i messaggi che trovo. Buongiorno, sono Erika. Con chi ho il piacere di parlare? Ciao Erika, buongiorno, sono Rossella. Rossella, benvenuta. Ciao, cara. Grazie, piacere. Piacere. Allora, vorrei chiedere alle carte, Sì. se diciamo vedi un'intenzione da parte di Luigi nei miei confronti nel riprendere una frequentazione o insomma qualcosa di più serio. Luigi. Ok, Sì, esatto. dati. Età e segno. Allora, Luigi è nato il Sì. 5 agosto 95, Leone. Sì, è un leoncino. Esatto, io invece Rossella, 22 maggio 94, Gemelli. Ok. Quindi siete anche coetanei. Allora, Sì, un anno più grande sì, io. Sì. comunque è poca la differenza. Esatto, sì. Allora,
Ti chiedo di concentrarti sulla figura di Luigi. Interroghiamo le carte dunque sulla sua, sulle sue intenzioni nei tuoi confronti. E quando sei pronta, mi dai lo stop. Stop. Alto, basso, centro. Alto. Allora, devo riconoscere che nel taglio del mazzo ci sono due carte molto importanti. L'asso di bastoni che mi garantisce fertilità, ma non fertilità intesa come nascita, proprio nella coppia, ok? Come una coppia che funziona. La temperanza soprattutto è una garanzia rispetto a quell'armonia che è insita nel vostro rapporto. Poi sicuramente le problematiche magari le affrontate, le avete affrontate quotidianamente. Allora, sì. C'è un disagio alla base di questo rapporto che è dipeso però da uno scarso, non interesse, uno scarso, come iniziativa che non arriva da parte di Luigi. Quindi giustamente tu hai dei dubbi, riflettendoci bene, lui è molto riservato, nella riservatezza lasciare che tu capisca tra righe è troppo impegnativo. Allora... Okay. Atteggiamenti non superficiali ma poco attenti vengono a essere rimossi perché per lui, in realtà questo è destato dalla carta del mondo di fianco alla carta dell'asso di denari, mi permettono di dirti che lui supera gli ostacoli proprio perché non sei tu magari a additarlo come sbagliato, è che lui si sente sbagliato in questa situazione, soprattutto per un valore che lui dà al vostro rapporto, perché altrimenti non avrebbe avuto senso parlare di un rapporto che comunque si basa su sentimenti forti. La realizzazione di lui nei tuoi confronti, nel senso che vada a dirti a chiare lettere quali siano le intenzioni, non avviene in una data specifica, ok? Non in un'unica soluzione, ma nel tempo e in questo mese, perché comunque questo perseguire il fine ultimo suo di stare con te è attuale. Quindi in questo mese ci potrebbe essere qualche cambiamento. Ci sono dei cambiamenti dettati anche dalla carta della forza che esprimono tenacia, un'energia con la quale lui si esprimerà meglio e anche con la capacità di palesarsi più volte, ecco, una frequenza, una coerenza con quello che lui prova, a differenza di quello che fino adesso ti ha mostrato, insomma, una persona troppo... Esatto, perché io lo vedo molto bloccato nei miei confronti, lo vedo assente. La cosa migliore da fare è quella di non pretendere, ma lasciare agire, dare fiducia a quelle particolarità positive che lui ti viene a dare, perché se ci fossilizziamo solo su quello che non ci viene essere dato, non riusciamo a vedere quello che di buono arriva, perché da parte sua c'è l'interesse e c'è anche l'intenzione. Quindi considera che... Quindi non è chiusa la cosa. Parliamo proprio di una situazione che evolve, ecco, tra di voi. Ok, io invece pensavo che lui non volesse saperne niente di me, insomma, che volesse chiudere. Stiamo parlando proprio di una cosa opposta rispetto a quello che le carte menzionano. In riferimento a quello che tu mi dici c'è semplicemente un piattume, un atteggiamento poco vigoroso positivo da parte sua, sì, però per quanto riguarda la realizzazione le carte la riconoscono. Quando vuoi ho io capito. Posso anche, insomma, potremmo sentirci se vuoi in privato. Facendo certo, magari ci sentiremo per un consulto in privato. Va bene, grazie mille. Io ringrazio Erika, tanto giornata. Te, ciao Cara, ciao Rossella, ciao grazie. Ciao. Allora, in questo momento vi ricordo anche che io fino alle 5 di questo pomeriggio sarò qui, disponibile per voi nel mio studio, per poter proseguire nell'eventualità che voi voleste ovviamente approfondire il discorso che abbiamo iniziato. Buongiorno, sono Erika, con chi ho piacere di parlare? Erika, ciao, sono Carmela, buongiorno. Carmela, benvenuta, ciao cara. Dimmi pure. Sì, Erika, ti volevo fare una domanda su una persona. Voglio sapere se c'è il ritorno di un mio ex che non sento più da 2 mesi. Allora, un ex, 2 mesi di distanza dall'ultima comunicazione. Se vuoi darmi il nome, per me non è necessario, però l'importante è avere la sua data di nascita. Allora, ti do la data di nascita, ok? 17 febbraio 70. Ok, la tua Carmela? 7181. Quindi parliamo di ritorno. Sì, se c'è un ritorno insieme.
in questo caso la vostra storia comunque terminata in un tempo molto, cioè, stiamo parlando comunque di una situazione recente. Recente, però ci sono stati sempre prendi e lasci in questi 2 anni, 3 anni e mezzo. Ho capito, va bene. Allora, concentrati su di lui. La domanda è schietta, tu chiedi se c'è un ritorno da parte del tuo ex. Quando sei pronta, concentratissima, mi dai lo stop. Stop. Alto, basso, centro. Centro. Allora, già mi dice la carta iniziale, il 4 di denari a rovescio, che ci sono degli ostacoli tra di voi dovuti a delle attese che lui nel tempo, anche precedentemente, ha fatto in modo... parliamo comunque di una persona appesa. In questo momento lui non è che ha come pensiero continuo la tua persona, ma la situazione che lui ha mantenuto non ci sono, come se fosse una sorta di personaggio con la doppia personalità, vuole ma non reagisce di fronte a delle difficoltà che da solo ha manifestato. In questo caso lo vedo nel panico, è come se fosse imbarazzato dalle situazioni che lui stesso ha creato. Tu hai detto anche quanto tempo abbia esitato, che è rimasto sempre molto incerto. Posso dirti francamente che questo movimento e momento che c'è tra di voi è migliorativo sotto tanti aspetti, perché questo silenzio che tu senti da parte sua in realtà lo fa progredire verso di te in maniera molto più sicura. La carta del Papa, la rappresentazione in questo caso della carta degli amanti, che mi narra non solo di un riavvicinamento ma proprio di quello che voi due siete. Quindi lo vedi in più là questo riavvicinamento? Il riavvicinamento suo è descritto dalla carta del Papa, che in questo caso è comunque la terza carta. Non stiamo parlando di un periodo molto lontano, ma devi considerare la pesantezza con la quale lui comunque torna verso di te. Si tratta di tentativi di movimento, perché nessuno gli garantisce che tu lo riaccoglierai. Per quanto riguarda il suo stato d'animo, il malessere che lui prova solo al pensiero di quello che lui ha lasciato appeso. Quindi gli ostacoli li ha creati maggiormente lui, non vogliamo dare il 100% della colpa. Certo. Bravo, hai detto bene, lui è scappato dalle sue responsabilità e dai suoi sentimenti. Per quanto riguarda il riavvicinamento, le carte lo descrivono. C'è una ragazza in questo periodo, non so se, cioè, da quello che ho saputo, c'è una frequenza, quindi forse è ostacolato da questo. Nella stesura che ho qui di fronte io, no, in realtà non si evidenzia che ci sia una terza persona che lo ostacola, è più che altro un'incoscienza sua. Lui non ha saputo relazionarsi con te bene nel momento in cui aveva la fortuna alle mani. Questo però gli permette, sotto un'attenta riflessione, di riavvicinarsi a quello che effettivamente è il cuore, cioè ritornare da te. Perché noi abbiamo fatto questa domanda, poi certamente potremo ampliare il discorso nel vedere se ci sono degli impedimenti oltre quelli che sono comunque percepibili, è una sua incapacità, che già tu hai affrontato quando eravate insieme. La persona in questione lui si avvicina e lo fa anche a mo' di sorpresa, perché certamente tu non è come se non dessi più fiducia a lui. Quando vuoi, tesoro mio, ascoltami. In questo caso abbiamo fatto questa domanda, abbiamo avuto una risoluzione. Sì, ma non obbligatoriamente. Non so se tu hai sfruttato il primo consulto, che qui da noi è gratuito. Nell'eventualità che tu volessi farlo, il numero è lo stesso che tu hai appena digitato, con l'unica differenza del 5 finale. Certo, se non... grazie. Ok. Va bene, grazie. Grazie infinite a te. Ciao, buona giornata. Ciao, cara. A te, ciao. Allora, vi ricordo che le linee sono libere, chiaramente in questo momento, oltre che questo spazio, siamo tutti in ufficio, potreste chiamare lo stesso numero che avete, cioè insomma quello che è per chiamare in diretta per la cartochat, lo 0773 49 35 26, oppure il numero per chiamare per avere dei consulti privati. Buongiorno, sono Erika, con chi ho il piacere di parlare? Buongiorno, sono Maria Grazia. Ciao Maria Grazia, benvenuta in linea. Ciao, grazie.
Niente, io vorrei sapere su di una persona che, diciamo, da 4-5 mesi che mi sto frequentando e ha degli alti e bassi, non ho ancora capito questa persona bene bene. Allora, c'è una frequentazione in atto, però la persona non è poi così chiara, Maria Grazia. No, no. Va bene, dammi i dati. Allora, lui, Raffaele, 29 maggio 66. Io 20 mar Io 20 marzo 69, un pesce e un gemelli. Sì. Allora, in questo caso tu vuoi sapere se effettivamente da parte di Raffaele ci sono delle intenzioni reali. Sentimenti, Sì. sì, E bravissima, magari è bravissima, sì. un giocherellone, chissà, magari ti sei imbattuta in una persona Brava, superficiale. brava, sì. Allora, andiamo a vedere questa realtà. Lo visualizzi, Raffaele? Va bene. Concentratissima. Mi dai lo stop quando vuoi. Top. Alto, basso, centro. Basso. Basso. Allora, due caratteristiche. Lui eremita, dunque in questo caso possiamo dire che la riservatezza con la quale approccia con te non è frutto di una cattiveria che si insinua in lui, anche perché la carta che affianca l'eremita è il re di coppe, l'uomo che vuole costruire, sarebbe la carta dello sposo. Dunque escludi che lui stia utilizzando te come se fossi l'accessorio del momento. In questo caso però ci sono delle difficoltà, le carte lo evidenziano perché lui dice poco e se dice comunque alle volte può non rendersi conto di quello che ha detto e magari fare parte come promesse non propriamente mantenute. Ok? Bravissima, Sì. sì. La sua disponibilità, ecco, lascia molto a desiderare in questo periodo, soprattutto tenendo conto di una, parliamo di altalenanza, quindi una mancata coerenza rispetto a quello che lui già prova. Parliamo di un innamoramento in atto, una frequentazione che comunque ha alle basi una realtà forte. Per quanto riguarda la vostra realizzazione, c'è, ma viene a essere descritta verso la fine di questa stesura, dunque è un percorso lento ma progressivo, che tu stessa, certamente gli eventi sono anche costruiti da quelle che sono le tue scelte. Restando, dai la possibilità a lui di emergere. Potresti anche voltargli le spalle, in quell'occasione lui tanto forte non è, quindi non è che viene a riprenderti, a ripescarti, ecco, bisogna anche Sì. te mettere i puntini su lei. Stando a come vi trovate attualmente, la sua disponibilità è vero, è come fasulla, nel vero senso della parola, però la carta delle stelle, che è preceduta da 5 di denari, che in questo caso dà ancora di più valore al concetto d'amore, okay, perché lui viene a essere inquadrato come l'amante. Le stelle è il desiderio che si realizza, è la pace sensoriale, è proprio un toccare il cielo con un dito. Per quanto riguarda la sua azione nei tuoi confronti, che è soddisfacente per entrambi. Quindi parliamo di una frequentazione che ha, nell'ambito futuro anche recente, perché non Sì, parliamo sì. di una tempistica troppo lontana, di una realizzazione vera e propria, di coppia. Quindi devi considerare il miglioramento, ecco, un miglioramento che lui metterà in piedi grazie alla tua partecipazione. Questo è il dettaglio, ecco. Se ti ritrai, è difficile che lui riesca comunque a rimediare alle sue lacune, ai suoi difetti, che sono parte di sé. Eh sì, quindi la nostra diciamo, relazione, chiamiamola relazione perché Perché lo è? non lo è, non lo so neanche io, tu no, cioè, perché non è molto presente, forse Sì, lavoro, non lo so, non è sono molto tante cose, presente, non diamo, sì, la giustifica si può dare, però il sì. lavoro è comunque, è che lui non vuole darsi totalmente, come intimorito da questa situazione, perché lo Sì. sente, capisci? Quando una persona non Sì. affronta le cose perché ha paura. Ok? Però la Sì. Sì. realizzazione comunque, anzi, esiste e te ne darà prova. Ah,
Perfetto, ed è quello che volevo sentire. Niente, come mi devo comportare verso questa Quando vuoi, tesoro, persona? guarda, è che in questo spazio diamo la possibilità di fare Ok, una va bene, domanda. ci sentiamo. Io Va ti bene, ringrazio tu sei stata. tanto. Ah, per... Ringrazio te, sì, Ok. ringrazio te veramente che sei stata molto Grazie gentile a e te. ci sentiamo in privato per Va bene, approfondire. tesoro. Ok, grazie Grazie, infinite. grazie, un Ciao, buona giornata. bacione, buona Un bacio a giornata. te. Ciao, 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 cara. ciao, ciao. Ciao. Ti ricordo che le linee sono libere, 0773 49 35 26. Buongiorno, sono Erika, con chi ho il piacere di parlare? Buongiorno, sono Patrizia da Napoli. Patrizia. Piacere, Sì, dalla provincia di Napoli. cara, benvenuta in linea. Che bello che mi Benvenuto dici da dove anche vieni. Oh, lei. dimmi Vabbè, pure. qual è il problema? Siamo da Pompei, praticamente. Sì. Volevo dire, volevo sapere una cosa. Io ho un progetto lavorativo da proporre alla mia azienda, sono un'infermiera. Ok. Però lo dovrei proporre secondo i miei tempi di studio verso gennaio-febbraio. Volevo sapere se questo progetto io andrò a proporre mi verrà approvato. Perfetto, lineare. Allora, Patrizia, ti chiedo la data di nascita. Ok, 30 settembre 77. un progetto che ha semplicemente il tuo nome o è parte di, fai parte di un gruppo? Faccio parte di un gruppo, però non lo so se vorrei impedire qualcuno o no, visto che l'ambiente intorno non è fatto una scelta diversa da quella. Prima lavoravo in ospedale, adesso in un distretto, in un consultorio. Ho capito. L'ambiente intorno non è favorevole per me, insomma. Va bene. Facciamo questa domanda rispetto a questo progetto che beh, non entriamo magari nello specifico. No, non c'ho problemi a parlare, non c'è. Se uno No. chiama in diretta si vede. No, Perché però semplicemente nascondere? perché ci dilungheremmo troppo. Facciamo il punto della situazione. Se tu effettivamente No, no. mostrando questo che è un lavoro sulla quale ci stai lavorando da tempo, se verrà a essere accolto. Chiaramente questo è il discorso che tu fai, no? Oh, esatto. Ok, che dovrebbe cambiare le regole all'interno del... Questo poi non lo so. Ok, allora cerca Andiamo. di concentrarti su quello che effettivamente tu porti davanti a queste persone, che sono ovviamente dei tuoi responsabili o comunque persone che decidono. Ok? Va bene. E vediamo se darà i suoi frutti questo tuo progetto. Quando vuoi, Patrizia, mi dai lo stop. Stop. Alto, basso, centro. Basso. Guarda, due carte di coppe che aprono, in questo caso, il quadro della tua situazione che ti permettono di essere molto fiera del tuo lavoro. Perché a parte che ci sono delle novità imminenti successivamente alla presentazione di quello che tu è un progetto lavorativo, quindi è frutto di un lavoro, come già stavamo dicendo, di tanto impegno e di sforzo. La carta del giudizio comunque garantisce in questo caso la tua riuscita, che può essere anche considerata a mo' di sorpresa, perché in fin dei conti è come se tu, nel momento stesso in cui credi in te stessa, però screditi qualcun altro come non in grado di dare giusto valore a quello che è il tuo operato. La realizzazione è nella stesura completa, dove si evidenzia la parte iniziale, quindi le opportunità che ti si aprono proprio perché quello che cioè quello che andrai a mostrare è valido. La carta del giudizio fa in modo di farmi notare un cambiamento che c'è nell'ambito lavorativo tuo, la giustizia e l'equilibrio, l'otto di coppe è la soddisfazione, la carta dell'otto di bastoni in questo caso è la realizzazione dei progetti. Quindi più di questo, insomma, non potevamo Perché, richiedere per quanto riguarda il tuo quesito. perché prima lavoravo in ospedale in un pronto soccorso, adesso ho 42 anni, ho una bimba da crescere e non ce la facevo più fisicamente, quindi sono andata da una parte di caos che a me piaceva stare nell'emergenza, da una parte dove vado a fare la segretaria, in un consultorio dove Ok. non faccio più il mio lavoro, quindi mi sento un po' morta. Quindi per portare un po' di rinnovamento in me Bravissima, professionale. rinnovamento, la carta del giudizio, praticamente è come se fosse una sorta di risurrezione totale di quello che è la tua persona nell'ambito lavorativo, che acquisirai, Esatto, cioè questo è. acquisisce il lavoro, una forma a te che ti dedichi per via dei cambiamenti che tu hai avuto comunque nella tua vita.
Ok? Esatto. Quando siamo una famiglia, fortunatamente e sfortunatamente si fanno poi delle scelte. Questo è dettato dalla tua intelligenza, però, perché non ti sei fossilizzata in quello che facevi, non ti sei contentata di restare in quella maniera. No. Quindi parliamo comunque di una riuscita che meriti, non che viene, ti piove dal cielo, chiaramente. Lo so, sì. Ti ringrazio, sei molto brava, sei molto espansiva. Grazie. Le persone che chiamano si dilungano tanto, non capiscono che è una diretta, che ci sono delle cose. Io ti ringrazio tanto. Non capiscono che tu parlando stai sprecando energia, maneggiando le carte. No, le cose, ma si capisce, però magari nel momento uno... Nel senso che vedo che ci sono persone che vorrebbero dalle carte l'impossibile, ma uno non è un Dio. Ci sentiamo presto, tesoro, E tanti auguri per... Ciao cara, arrivederci a te, ciao. Buona giornata. Vi ricordo che le linee sono libere, potete chiamarmi allo 0773 49 35 26. 25, sì, perché effettivamente sì, il 26 è solo per la diretta qui, il 25 per quando sarò in studio. Buongiorno, sono Erika, con chi ho piacere di parlare? Ciao Erika, sono Antonella. Antonella, ciao tesoro. Ciao. Benvenuta. Grazie, ben trovata. Grazie, grazie a te. Dimmi. Guarda, io ti chiamo per un ritorno. Sì. Grazie, mi stavo attento stamattina la mattinata dei ritorni. Guarda, io praticamente ho una storia extra con Alessandro. Sì. Allora, io sono nata il 3978 e sono della Vergine. Sì. Sì. E lui è nato il 21-2-77 pesci. Ok. Ok, praticamente noi abbiamo questa storia da un anno, ma ci siamo allontanati, poi ripresi un po' di volte, ma è da aprile che lui praticamente è scostante con me, mi risponde però, diciamo, a monosillabe. Volevo sapere se vedevi qualcosa, qualche ritorno, diciamo, a breve. Va benissimo. Quindi non stiamo parlando di una persona completamente assente, ma non è che dà tutto questo spazio. Sì, non dà il 100% come lo dava prima. Ecco, ci sono state belle visite da parte mia, perché io ho fatto delle cose io, però insomma pareva che si era riavvicinato bene, invece poi non so per quale motivo si è riallontanato da prima. E non mi vuole dare neanche tante spiegazioni, perché tiene il broncio. Insomma, quando cerco di approcciarmi un po' di più, lui... Comunque parliamo di un rapporto che effettivamente non è alla luce del sole, no? Sì, bravissima, okay. Bravissima. Allora, ti chiedo di concentrarti su Alessandro, Antonella. Ok. Non mi incrociare nulla. Sì. Né braccia né gambe, dammi lo stop quando sei pronta. Ok. Stop. Alto, basso, centro. Centro. Allora, movimenti, in effetti, vedendolo in una carta rovesciata, esistono, ma veramente come se fosse una persona indebolita da qualcosa, da più di qualcosa. Allora, considera che in realtà, e stiamo dicendo qualcosa di molto forte, lui da innamorato non riesce ad esternare totalmente quello che prova per te per via di quelle che sono le vostre vite, ok? Per questo... Ok. Ovviamente non è che va a togliergli le responsabilità che ha rispetto ai suoi silenzi, però veramente lui è di fronte a te, vorrebbe tanto, ma non riesce ad avere quel che vuole, quindi neanche si sforza ad avere il minimo. Quindi più che altro questo suo atteggiamento è dettato proprio dal non contentarsi di poco, ok? Per quanto riguarda una ripresa... Mi è andato via la voce qualche secondo, non ho capito. Allora, in pratica, ecco, voglio essere molto sintetica. Lui vorrebbe di più, ma effettivamente le vostre vite non vi permettono di avere una situazione dove potreste... Libera, ecco, diciamo. Okay. Lui non va a pretendere da te una scelta del genere, né tantomeno lui ha la capacità di togliersi dal presente che vive. Quindi lui è in contrasto, in netto contrasto con se stesso, perché vuole ma non agisce... Proprio perché è come se si fosse arreso a quello che non può avere. Certamente però qui è la ragione che prevale sull'emozione. C'è un dettaglio da non trascurare che è, certamente ecco qui parliamo sempre di tempo, il tempo che riguarda non una settimana neanche due, nella quale lui stesso
non riesce a far prevalere più la ragione e l'amore prende il sopravvento, quindi la parte sentimentale di sé riacquista. Quello che ha fatto prima, poi nello stesso tempo l'ha fatto, tra virgolette, ragionare, l'ha fatto ritornare sui suoi passi, sì, giusto? Perché lui prima si era comunque dichiarato, ha comunque detto che era innamorato di me. Ma è innamorato, lui non riesce a cambiare la sua vita, ok, sì. Non può permettere, comunque permettersi di chiederti di abbracciare una situazione diversa, benissimo. Sì. Questo caos lo ha allontanato, ma non definitivamente, perché in realtà l'asso di coppia ti esprime l'abbondanza di gesti che lui compierà verso di te, proprio perché non riesce più a ostacolare quello che è un sentimento d'amore che prova. Di ritorno parliamo, di un progressivo ritorno verso di te che parte dalla comunicazione però, telefonica, quindi diventerà più eloquente. Quindi il ritorno comunque lo vedi, non subito però lo vedi. Sì, parliamo di ritorno che comunque ti garantiscono le carte, lui è già presente, non è che è lontano anni luce da te. Sì, non è lontano anni luce. È un po' autodistruttivo. Io ti ringrazio tanto tesoro per averci chiamato. Per aver sfruttato questa occasione. Quando vuoi ci trovi in studio in privato, approfondiamo la storia. Io mi trovo benissimo, quindi vi ho dato proprio pienamente fiducia in tutti quanti, perché grazie mille, perché siete proprio eccezionali. Rimani in linea? Sì, potresti fare una domanda in più, dato che mi sono dilungata un po' troppo, effettivamente è caduta una chiamata che era in linea. Dimmi pure. Ah, ok. Quindi un'altra domanda mi hai detto? Sì, sì. Ah, grazie. Grazie. Guarda, adesso volevo chiedere un attimo una cosa, perché ho questa opportunità. Allora, praticamente io so che lui si è allontanato anche per un altro motivo, ossia che si è messa in mezzo una mia amica, diciamo anzi, ex amica. Volevo sapere se è veramente così, nel senso se questa amica gli ha detto qualche cosa, insomma, che non era idoneo nel nostro rapporto, che l'ha fatta allontanare, insomma. Ok. L'amica? Vuoi sapere i dati di questa mia amica? Sì, magari. Ok, Federica? Sì. 12780, cancro. Va bene, vediamo subito se lei è colpevole o complice di questa situazione. Sì, sì. Dammi lo stop quando vuoi, Antonella. Certo, stop. Alto, basso, centro? Sempre centro. Ok. Guarda, c'è l'asso di spade e in questo caso posso dirti che francamente c'è anche della cattiveria di fondo utilizzata da parte di questa donna. Sì. Sì, ha creato delle situazioni spiacevoli, distruttive, attraverso la menzogna. Ok, ma forse vedere che tipo di menzogna no, vero? Ma la precisione, ti ripeto, in questo spazio è preferibile non scendere proprio nei dettagli più assoluti, certo, ma è una questione anche per capire quello che stiamo dicendo. Guarda, posso dirti una cosa, lei ha affrontato dei discorsi di bugia nei confronti di Alessandro proprio per accaparrarsi la sua attenzione, quindi ci sono dei fini suoi. Cioè, Federica ha voluto, ha tentato, ma non c'è riuscita, di portarlo a sé. Questo me lo dice la carta del diavolo, giustamente. Di fronte a una carta del genere non possiamo dire che l'atteggiamento di lei non è stato per niente pulito, ecco. Ha fatto in modo proprio di creare, si dice zizzania, ecco, si dice sì, metti zizzania, bravissima, metti la parola, però lo ha fatto a fini specifici, quelli di rimuovere l'interesse che Alessandro ha nei tuoi confronti per spingerlo verso di sé. Atteggiamento più sbagliato, perché non è così che si conquista un uomo, certamente non nel disordine, nell'errore. Certo. Io va bene, ti ringrazio tanto, tesoro. Quindi era quello che immaginavo. Va bene. Ti ringrazio tantissimo, ringrazio la regia, lo staff per questa seconda opportunità. Grazie a te. Grazie a voi, un bacio a tutti quanti. Ciao. Buona giornata per voi. Ciao. Ciao cara. Allora, ciao. La trasmissione finisce qui. Io ringrazio per avermi dedicato questo tempo e la cartochat ricomincia domani con Sara alle 16. Adesso io vado nel mio studio per consulti privati, 0773 49 35 25. È stato un piacere. Buona giornata da Erika. Ciao.